The Doors, The Doors, Roadhouse Blues, 7:43 minuti, martedì 19 settembre, che è il giorno di. E Tyler, allora, vai. proprio per parlare di T-Alert, abbiamo al telefono Claudio Agostinelli della Protezione Civile. Buongiorno Claudio, anzi, responsabile Corpo Volontari Soccorso Protezione Civile, giusto? Sì, giusto, esattamente. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Claudio, allora che cosa ci dobbiamo aspettare a quest'oggi? Ma non è nulla di preoccupante. Ci sarà un sistema che si chiama IT Alert, che non è un'app, ma bensì un'impostazione inserita nei sistemi operativi delle varie telefonie. Non è quindi necessario scaricare alcuna app o applicazione sullo Ah, che smartphone, prima non è cosa. necessario registrarsi. Il proprio numero poi tra l'altro rimane anche sconosciuto, l'identità dell'utente che riceve il messaggio resterà anonima perché la Ah, privacy verrà ok. protetta. Ed Questo, inoltre è gratuito. infatti, Il questo era un sistema è... tema. Infatti, questo quello della privacy era un tema che molti appunto avevano paura. Invece no, il messaggio arriva ma non sa chi arriva, cioè arriva a tutti, quindi non sa Sì, lui il tuo arriva a numero. tutti, sì. Perfetto, A ok. qualunque numero attaccato È un sistema gratuito alle e celle. come dicevo prima non va scaricata nessuna app Perfetto. e non c'è bisogno di registrarsi. Il sistema invia cosa fa? Invia semplicemente un messaggio che funziona anche quando la rete è congestionata. Ah. L'allarme raggiungerà solo le utenze del territorio interessato, quindi oggi abbiamo la Lombardia, ed Ok. essendo un messaggio prioritario bloccherà le funzionalità del telefono, tranne se sei in una chiamata in corso. Ok, Quindi perfetto. riceverà il messaggio anche dopo, avrà un suono strano. Perché avrà anche un suono strano che riceverai, e in quel momento, che sarà oggi alle ore 12, tutti gli utenti che hanno un telefono attivo alle ore 12 riceveranno questo IT Alert, che è solamente una prova per quanto riguarda l'allerta in caso di emergenze a livello di protezione civile, quindi Chiarissimo. alluvioni, temporali e tutto il resto. Ecco, ricordiamo Quindi anche non. che arriva anche se hai il cellulare in silenzioso, quindi non spaventatevi se voi che siete abituati ad avere il cellulare in silenzioso, sentite un rumore, è normale, non c'è nessun Sì, virus, non c'è su nessun. tutti, no, no, non c'è nulla, non c'è proprio nulla. E tra l'altro è proprio un sistema studiato appunto per raggiungere tutte le utenze di tutte le compagnie telefoniche che ci sono in atto sul territorio nazionale. Infatti, diciamo che siamo arrivati anche con un po' di tempo, perché infatti non è che è una cosa che si poteva fare in un così, bisognava mettere d'accordo chi fa i telefoni, le compagnie telefoniche, la Beh, protezione per forza civile, adesso cioè questi qui sono tutti dei test insieme, infatti. appunto per garantire, perché la protezione civile deve fare anche la prevenzione, quindi Giusto? studiamo questo tipo di sistema, è funzionale, lo attiviamo e quindi abbiamo fatto delle prove, come quando vengono fatte le esercitazioni a noi della protezione civile per far sì che quando si interviene sulle emergenze siamo già un po' formati per quel tipo di emergenza. Allora, ne approfittiamo che abbiamo te, Claudio, al telefono per chiederti invece come va la situazione maltempo, insomma, come siamo Beh, messi. purtroppo abbiamo questi temporali che ci arrivano in una botta, che comunque vengono sempre allertati dal sistema regionale di protezione civile, quindi Ah, io ce vengono l'ho. ricevute le allerte, Io ce l'ho. vengono ricevute le Alert allerte, London. che non è Ce l'ho. l'IT Alert, ma bensì un altro sistema che vengono comunicate alle regioni, le regioni avvisano i comuni e i comuni avvisano il sistema di protezione civile a livello di volontariato e vengono preallertati. Che arrivano queste temporali forti, purtroppo arrivano di forte intensità in poco tempo e creano moltissimi danni. Quindi oggi giornata piena anche dal punto di vista di alberi caduti o cose del genere? Ma ce ne sono stati nella zona del Comasco che è stata più che altro Ah, ok. interessata molto. Purtroppo si interviene ancora su il forte temporale che era successo a luglio, che ha Ah. dirottato molti parchi pubblici. Si sta ancora intervenendo su molte di quelle strutture. Eh beh, sì, immagino, insomma, Ieri lì. c'è stato allagamenti, eccetera, eccetera. L'Ambro era in forte salita, anche il Seveso, però adesso con la costruzione di questa vasca di laminazione che viene fatta sulla sezione tra il comune di Bresso e il comune di Milano, dobbiamo vedere se effettivamente poi non si allagherà più la zona di riguardo. Speriamo, perché insomma i cittadini attendono con trepidazione, come Eh, se, dire. se, se, se la cosa è stata studiata perfettamente bene, quello che dovrebbe, la funzionalità di questa vasca È proprio dovrebbe quella. ridurre al 100% gli allagamenti sulla zona di Niguarda, che da anni e anni che succede Chiarissimo, e chiarissimo. Vabbè. creano molto disagio al traffico, alla viabilità. Claudio, allora io ti ringrazio tantissimo. Quindi ricordiamo oggi alle 12, giusto? Arriva il messaggio di IT Alert, giusto? Sì, Non giusto, esatto. spaventiamoci, è tutto a posto, è un test e speriamo di non riceverlo mai Mai più, ma più. almeno, Ecco, insomma.
Ma almeno è un test. Va bene, Va allora, bene. grazie Saluto mille a... tutti gli ascoltatori e una buona giornata a tutti. Grazie mille allora a Grazie. Claudio Agostinelli, responsabile del Corpo Volontari Soccorso Protezione Civile. Grazie mille Claudio, buona giornata a te. Grazie a voi, buona giornata. E allora noi continuiamo invece con la musica, continuiamo con la musica. Secondo me cosa ti piace? Gli stadio ti piacciono? Ma sì. Dai quel giro lì un po', ma soprattutto perché cantano, scusa, non accento messo a caso, cantano Banana Republic. No. Allora, non mi manca qualcosa. Ciao, 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 mi manca ciao, qualcosa. Ciao.